Lorenzo. Meglio di Conte. Gioca meglio l'Inter, però sì, è costruito, ragazzi, non dimenticate. Ma meglio, cioè, meglio anche a livello di numeri. Oggi ho visto i dati, la cosa impressionante, i punti e i gol fatti più o meno sono quelli, chiaramente sì, in campionato, perché in Champions sono più quelli di Simone Inzaghi. Ma Conte ha un punto in più? Sì, ma Simone Inzaghi... Sì, ma senza, senza quell'Inter non ci sarebbe stata quest'Inter. Conte giocava con Eriksen, che è l'anticalcio in Italia. Conte giocava con una zappa. Avesse Cialanoglu vinceva la Champions. Ma vabbè, però nella seconda parte si è ripreso Eriksen, Fabio. Ma che si è ripreso? Ma ci ha messo 7 mesi, aspettiamolo. È un ruolo non suo all'inizio, poi... Vabbè, mo non facciamo passare Cialanoglu per Zidane, però, È stato un pacco. Eriksen ha rallentato l'Inter e ci ha creato tutti i misunderstanding. Aspettalo, quando un giocatore forte come Schneider, come Cialanoglu, entra in campo e fai gol e fai vedere quello che sai fare al di là di modulo o dell'allenatore. Abbiamo perso 8 mesi. Quindi l'Inter non è passata nelle coppe per Eriksen. Tipo missile, ma tutti a difendere perché avevate tutti paura. Voi su Twitter, poi quelle facce di merda su Twitter. No, la verità grande, è stato grande. No, io mi tolgo la Manuela si toglie i duroni dai tacchi. Io mi tolgo le pietre dalle ciabatte, dalle birche. Pieni coglioni, bisogna rovinare e distruggere quello che è stato. Cioè, qui abbiamo un allenatore che è super protetto, che va in conferenza stampa, che oggi è andato in conferenza stampa a dire che 3 partite di Champions sono quasi ingiocabili. Cercatelo. Ma come fa un allenatore, prima, cioè, con una squadra così, ad andare a dire che sono quasi ingiocabili? Che messaggio trasmetti? Questa testa vuota di Inzaghi, quando è andato a dire non è decisiva in Ucraina, ha fatto caput. Poi ha capito e ha detto che erano tutte decisive. Che cazzo dici? Andate a cercare. Cioè, ma noi, scusa Fabio, noi stiamo attaccando. Ma come stiamo attaccando Simone Inzaghi, che è passato Conte, delle coppe, e Conte non ce n'è passato. Fatelo finire. Siamo passati da Conte, che diceva datemi l'1% e me la gioco, a Inzaghi che dice 3 partite in Champions sono ingiocabili. Ma che uomo di merda sei? C'hai i coglioni come le biglie queste qua. Ma io dico, ma hai appeso in testa in campionato. Sei stato graziato che quel povero Eriksen ha avuto quella disgrazia al cuore, poverino, e speriamo si riprenda. Hai una rosa che fa paura, c'hai Sensi, sesta scelta. Quello giocava con Moses, Candreva, Young, che sembrava un tossico del parco. Oh! Basta! Fabio, addirittura senza allora, Lukaku, Hakimi è più forte l'Inter di quest'anno, ma stiamo scherzando. Senza Hakimi e Lukaku l'Inter è più forte di quest'anno. Questa rosa, l'ho detto la prima puntata qua, è più forte di quella dell'anno scorso. No, questa vabbè ragazzi. Enrico, no. Va bene, è più scarsa. Va bene. Allora, no, Mandala a fa culo. Mandala a fa culo. Per 2 anni ha usato 2 attaccanti. Era costretto a giocare... ma giocava in maniera automatica. E come cazzo giochi? Ce ne hai 2? Cioè, se ho prima e seconda, vado in prima e seconda. Se ho altre marce... Ok, questa è una rosa. Allora facciamo... Pancio, puoi fare una, visto che io considero tutti veramente preparati, è più forte la rosa di quest'anno o quella dell'anno scorso? O di 2 anni fa, non lo so, con Moses, con Borja Valero, con sto cazzo. Dai, facciamo una, dai, vediamo un pochino. Allora, faccio un pool. Ma quanti attaccanti, 6 centrocampisti? Ma ragazzi, vabbè. Comunque. Io dico una cosa, io sono d'accordo, io ti dico Fabio, per me quest'Inter non sarebbe esistita se non ci fosse stata l'Inter dell'anno scorso o dei 2 anni con il lavoro che ha fatto Conte, però non possiamo dire che Inzaghi non sta facendo un lavoro altrettanto valido. Perché comunque se l'Inter arriva a giocare così, che è un lavoro diverso rispetto a quello che fa Conte, perché parliamo di due allenatori diversi. Con Conte abbiamo vinto un campionato, vediamo con Inzaghi che facciamo, poi Conte, magari dopo li possiamo intanto si passare nei gironi contro, c'era la Juve, c'era un mondo contro, le pallottole, la figa, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non poteva dire beh e fai giocare quello e fai giocare quello, no, volevi è stato bravissimo, tu lo sai Fabio, io con Conte, io e te siamo stati gli unici che ci siamo esposti fin dall'inizio su Conte, però non possiamo togliere i meriti ad Inzaghi, è un 3-5-2 diverso, è molto più libero, è molto più propositivo. Ma io mi diverto, però questa squadra poteva fare una vittoria o 2 in più negli scontri diretti e uccidere il campionato e magari Fabio, però era all'inizio vabbè, ci sta ragazzi, un attimo di sgandamento. Le scarpe nere si mettono dopo le 16. Lui le mette sempre e scivola. Vabbè, ma hai visto che scivolata che ha fatto prima? Un po' ci può portarlo lì, poverino. Fabio, quelli di Twitter, Fabio. Fabio, quelli di Twitter?
destinato così, ma poi è pure piacentino come me. Io sono mezzo piacentino. Non, io quando leggo delle frasi, ma tu puoi dire che tre partite sono ingiocabili. Allora, chi è? I miei Fabio, tifosi... però, no, Fabio, aspetta, lui diceva un'altra cosa. No. Lui parlava degli impegni, lui parlava degli impegni ravvicinati. Lui diceva tre partite in sette giorni sono ingiocabili, capito? Che come sta Fabio stasera? No, 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 no. Lui ha detto che gli hanno chiesto i sorteggi. Ecco che cosa ha detto. Perché forse non... Addirittura ce l'ha davanti. Primo tempo da squadra, sorteggi. Tre quasi ingiocabili. Ah, e beh, Bayer... Di coniglio sei. Cioè, io sono passato da uno che ha detto... il Borgetto. No, che lì non c'è arrivato. Aspetta, tu sei passato da uno che lì non c'è arrivato. Ah, devi ovviamente rezzare un Bergendo per vincere. Sono passato da uno che gli bastava... Ma lui è... Conte è un fenomeno. Ma che cosa trasmetti ai giocatori, Manu? Ma sì, ma Conte parliamo, ma non dire, guarda, io e te siamo sempre esposti su Conte. Stai dando scuse alla squadra, ma io gli tirerei le orecchie. Ma come fai a dire tre partite ingiocabili? Ma che mentalità hai? Ma Andrea, posso parlare? Se no io esco, nel senso, se no fate una cosa. No, volevo prego, Camelio, non faccia il permaloso, Camelio. Stiamo girando intorno alle dichiarazioni di Inzaghi per non dire che l'Inter passa i gironi abbastanza facilmente. Conte per due anni non ci è passato. Me lo trovo scorretto. Bisogna dare i riconoscimenti a Simone Inzaghi, che è arrivato all'Inter. Nessuno a settembre diceva che l'Inter era più forte senza Hakimi e Lukaku. Adesso stiamo cambiando tutte quante le carte in tavola. Nessuno diceva che l'Inter era più forte. Sulla Gazzetta hanno fatto un'inchiesta. Grazie, Riccardo, allenatore. E tutti è andato l'Inter favorita, quindi Camelio secondo... No, più forte, completa l'Inter quest'anno, non più forte, era più completa, però la squadra più forte. Era Fabio, era un'altra cosa. Non condivido il tuo discorso, lo rispetto, però in quanto a pianti, io penso che Conte abbia fatto peggio di Simone Inzaghi. Conte ha pianto tutta la stagione, tutte le due stagioni. Adesso, per quanto questa frase che io mi ero perso possa essere onestamente opinabile, però non mi sembra la fine del mondo, insomma. Capisco che possono venirti dei dubbi per quanto riguarda la mentalità, ma un allenatore che passa con la sigaretta il girone di Champions che non passavi da 11 anni, credo? Sì, 10. Okay. I meriti. Da primo in classifica a due giornate dal giro de boa, mi sembra onestamente un po' esagerata la tua disamina critica per quanto riguarda Simone Inzaghi. Detto questo, rispetto alla tua opinione, ma non la condivido. Però dammi, ti dico una roba, la chat secondo me più di me, Fabio, Manuela, più di tutti le cose che secondo me ci arrivano e sono Gian, ti dico solo un dato che ti lascio parlare. Ti dico solo un dato e ti lascio parlare, perché si è chiuso il sondaggio, e vi dico che però il 57% dà ragione a Fabio dicendo che l'Inter di Inzaghi, quindi è abbastanza divisivo, l'Inter di Inzaghi è più forte di quella di Conte. Ragazzi, certo che lo dicono, così se non vinciamo è il cuore pulsante dell'intelligenza di questa live, perché loro sono onesti. Questa Inter è più forte perché Correa fino all'altro giorno, lo sa Damiano, l'ha visto giocare dal vivo. Ragazzi, senza il terzino più forte del mondo, un altro po' è più forte, cioè senza Lukaku che comunque faceva tanto all'Inter, non penso che sia più forte. Adesso ci va bene perché comunque Dzeko, per carità, a 35 anni sta facendo molto bene, ma l'anno prossimo avremo comunque il problema dell'attaccante, perché Dzeko non è che puoi trascinarlo fino all'infinito. Dai. Cioè, abbiamo preso Correa. La domanda è sbagliata. L'Inter di Inzaghi è più forte di quella di Conte? Secondo me rispondono dicendo l'Inter di Inzaghi con Inzaghi, per come la fa giocare Inzaghi batterebbe l'Inter la rosa, come la faceva giocare Conte. No, lui parla di rosa. Lui parla di rosa. La rosa, per chiunque capisca un minimo di calcio, è più forte quella dell'anno scorso. È indubitabile. La rosa dello scorso anno è più forte di quella di quest'anno. Inchino la tua prepotenza. No, non lo so. No, aspetta, però, l'ha detto educatissimo, Fabio. Noi, una cosa molto importante. Aiuto a Gabra. Vuoi sentire Gabra? No, Gabra. Ma Gianluigi ha ragione. Sei mutato, Gabra. Sei mutato. Se io ha ragione Gianluigi, che è molto esperto.
fammi finire, te Bergomi non capisci un cazzo. Ma dai, no, non è vero, non è vero. Ma Bergomi, Barchiasso, scusami, io l'Ungari. No, vorrei dirti che la Rosa, quando, allora, però se vogliamo essere seri, quando uno dice la Rosa dell'anno scorso è più forte o no della Rosa di quest'anno, uno deve accendere il melone e dire quanto era forte il Brozo, il Barella l'anno scorso e quelli di quest'anno. Poi vai a vedere, perché il cervello limitato dice subito andà via quelli, arriva che schi, no? Comunque secondo me al di là di tutto io do ragione lo stesso a Gianluigi, perché oltre ad essere simpaticissimo capisco di calcio, quindi la differenza fondamentale è che come giocatori erano più forti quelli dell'anno scorso, che poi Inzaghi sia riuscito a rendere dei giocatori che erano dei punti interrogativi adesso pomparli a mille, questo è un merito di Inzaghi, ma Çalhanoğlu a settembre non ci avresti scommesso un euro su queste prestazioni. Bravissimo. Di Marco era più forte di Çalhanoğlu. Poi non si può fare un discorso del genere che ha fatto lui su Eriksen quando arrivò all'Inter, che poi arrivò stavamo parlando del mondo che era penalizzato dal modulo di Conte, per quello non ha reso nella prima parte di stagione. Ma perché lui Fabio, io sto con te Fabio. Al di là di quello che ci diciamo noi, che sono le opinioni nostre, Barella, che comunque era nell'Inter dell'anno scorso ed è nell'Inter di quest'anno, ha detto testualmente: il mister ci ha dato qualcosa in più, più serenità, probabilmente ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili che ci hanno dato tante soddisfazioni. Barella non si deve dimenticare tutto quello che hanno fatto l'anno scorso, Infatti non è che lui parla male di Conte, ma dice che quello che sentiva adesso è questo. Aspetta, per cui volta. Mi sembra che sia, lo sappia meglio di noi, no? Se abbiamo la difesa a tre, Skriniar e tutti gli altri, è perché comunque Conte ha fatto un lavoro, cioè importantissimo. Ragazzi, dietro, quindi questo è, parlate con una persona che ritiene Conte il migliore allenatore del mondo. Io penso che Conte sia il migliore allenatore del mondo, su questo non ci piove. Sto dicendo che però, secondo lo spogliatoio dell'Inter, probabilmente dopo due anni così intensi in cui tu non sono venuto qua a raccontare l'episodio di Skriniar e di sua figlia all'asilo. Qualcuno se lo ricorda che ho detto certo, che sono tutti felici di Inzaghi e che a differenza di Conte ha guarda, non c'è mia moglie, vai a prenderla tu. Ho detto che c'è un clima bellissimo, ho parlato con Brozo, sono tutti contenti. Non ho detto che non sono felici, ho anche detto che Anna Billò mi ha raccontato che i preparatori di Inzaghi sono fenomenali. Poi non lo so, questo lo chiedo a me. Se l'ha detto Anna Billò. Sì. L'ha detto anche Leonardo. Anche Cassano ha detto che sono tutti contenti di Inzaghi. Io vi dico, poi non so se sono balle, io vi riporto quello che mi dicono. Però posso anche, quindi queste cose qua da mollette sui cosi, sui risvolti da libro cuore, a me non interessano, che lui sia bravo o non sia bravo. Io ho detto che la frase di oggi, che tre partite sono ingiocabili, non è musicale per le mie orecchie. Allora, Tony, prego. No, scusate, io vorrei dire una cosa a Fabio che forse era una... Grazie Tony, grazie mille. Buona serata Tony. Dai, finitela, sta facendo il coglione. Il grande Tony. Ho detto mo. Ma niente, ma è Camelio che fa il bulletto. Fa il bulletto di quartiere romano, dai, com'è? Dissociamo da Tony. Vai Tony, vai Tony. Io stavo dicendo, io vorrei dire una cosa che non so se l'hanno già detta prima le altre persone. Per la questione di Bergomi, la pensiero di Bergomi lo capisco e lo condivido da esterno quasi perfettamente. Però? Mi spiego. Il fatto che ha detto che la rosa di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso solamente perché quest'anno è più completa. Io la vedo così. Adesso io. Non è più forte ma è più completa, ma in realtà secondo me anche la chat oppure è perché giochiamo così bene che magari vi sembrano più forti, questo forse è il punto. Manuela, sei d'accordo? Brava Manuela, sei migliorata. Sono d'accordo con Camelio, vabbè, scusate, mi pare Renzi, mi pare, è meglio mio.